la Russia. Questa terra segreta, un tempo inaccessibile agli estranei, oggi incanta il mondo con i suoi tesori naturali. A ovest, in un territorio disseminato di paludi e tagliato in due dalle montagne, lo spettacolo della natura va in scena con infinite variazioni. Questi boschi ospitano sia giganti da 6 quintali che piccoli campioni. E le acque stagnanti nascondono strane creature. Siamo nelle valli primitive dei Monti Urali. Con una superficie di 17 milioni di chilometri quadrati, la Russia presenta una varietà infinita di paesaggi. Nella vastità di questo territorio, un elemento salta agli occhi. Una catena montuosa lunga 2500 chilometri e ricoperta di alberi. Gli Urali. Il cuore e l'anima degli Urali sono le ricche foreste di latifoglie e aghifoglie. Qui specie asiatiche ed europee seguono pazientemente il susseguirsi delle stagioni. Ci sono alberi vecchi di 200 anni. Salvatesi miracolosamente dai taglialegna, alcune parti della foresta si rigenerano da migliaia di anni. Anche durante i gelidi inverni, la vita va avanti. L'alce, il più grande di tutti i cervidi, compie spostamenti stagionali in cerca di condizioni più favorevoli. Al contrario dei suoi simili, l'alce eurasiatico è di norma solitario e non gradisce incontri non previsti. Per procacciarsi il cibo può percorrere perfino 300 chilometri. Con il freddo, che aumenta l'appetito, arriva a mangiare anche 20 kg di ramoscelli al giorno. Per nutrirsi, l'alce si sposta di continuo e a volte fa incontri pericolosi. Questo orso bruno è appena uscito dal letargo e ha fame. Un orso può catturare e uccidere un alce facilmente. Non nella neve alta, però. E non oggi. È troppo goffo per passare inosservato. È un pessimo inizio dopo mesi di letargo. Finché c'è la neve, gli orsi sono in difficoltà. Questa tranquilla e misteriosa foresta, grande 4 volte la Danimarca, è formata da pini, abeti e latifoglie. Mentre molti animali rimangono nascosti, altri cominciano a uscire. Con l'approssimarsi della primavera, l'amore è nell'aria. Il fagiano di monte inizia a cercare una compagna. I maschi corteggiano le femmine con un verso caratteristico. Questo esemplare mattiniero ha l'arena di esibizione e la femmina tutte per sé. O quasi. Il suo canto d'amore attira l'attenzione di un ghiottone.
l'atmosfera romantica viene rovinata e i due fagiani devono continuare il corteggiamento altrove. Il ghiottone, il più grande dei mustelidi, a volte sembra fare i capricci. In realtà, rotolandosi e strusciandosi per terra, marca il proprio territorio. Rimane attivo tutto l'inverno, per cui le sue prede devono stare sempre allerta. Ad aprile, quando la neve inizia a sciogliersi, i ruscelli si fanno strada nelle foreste. Sugli Urali l'acqua alimenta centinaia di fiumi. Il disgelo, però, può anche essere un ostacolo, soprattutto per gli alci. Questi cervidi sono costretti ad attraversare fiumi ingrossati. Nei prossimi 10 giorni entreranno in acqua circa 200 esemplari. Anche se pesa come una piccola automobile, l'alce è un ottimo nuotatore. Ogni anno, però, sono molti gli esemplari che muoiono affogati. Ogni alce che entra nel fiume rischia di essere trasportato via dalla forte corrente. Una minaccia è stata rilevata. Questo è salvo. Nonostante l'acqua ghiacciata, l'alce mantiene il proprio calore grazie alla fitta pelliccia, costituita da peli lunghi 25 cm. Gli abitanti degli Urali traggono il massimo dalla primavera, che dura solo 2 mesi. Quando il sole colpisce le rocce, accende la passione delle cimici rosse e nere. L'accoppiamento può durare fino a 24 ore, durante le quali gli insetti non mangiano. Spetta alla femmina comunicare la fine dell'unione. L'antica foresta è un luogo umido e il disgelo non fa che peggiorare le cose. Quando la neve si scioglie, arrivano i saprofagi per approfittare delle vittime dell'inverno. Questo lupo ha percorso diversi chilometri, seguendo il proprio fiuto in cerca di cibo. Ma viene anticipato da un orso bruno. L'orso è qui per la carcassa dell'alce che ha ucciso qualche giorno prima. Una volta sazio, sotterrerà di nuovo gli avanzi e tornerà in un secondo momento. Se vuole mangiare, il lupo dovrà avere pazienza.
Poiché deve consumare 40 kg di carne al giorno, l'orso impiega molto tempo per nutrirsi. Stanco di aspettare, il lupo se ne va, in cerca di occasioni migliori. Si lascia guidare dal fiuto e dalla fame. Dal terreno saturo di acqua si alza un velo di nebbia che ricopre le valli. Intrappolando la luce del sole, nasconde le più grandi paludi del pianeta. Quando gli alberi muoiono, i tronchi parzialmente decomposti alimentano torbiere profonde fino a 7 metri. Nonostante il terreno povero, le basse temperature e le condizioni sfavorevoli, la foresta cresce rigogliosa. Lungo le sponde del fiume vive una strana creatura. Per il suo debutto sullo schermo, questo Desman russo merita un bel primo piano. Questo mammifero semiacquatico vive in gruppi di 8 esemplari, in tane con entrata subacquea. Le ghiandole odorifere alla base della coda secernono una sostanza muschiata che scoraggia i predatori. Come gli altri membri della famiglia delle talpe, il Desman è quasi cieco. Ha un naso flessibile e lunghe vibrisse di cui si serve per cacciare sulle sponde fangose del fiume. Con i grandi incisivi rompe facilmente i gusci delle chiocciole. Grazie alle zampe palmate e alla coda appiattita, nuota con grande rapidità, riuscendo a cacciare pesci e crostacei. È in grado di trattenere il respiro per 5 minuti. Il Desman è stato a lungo cacciato per la pelliccia e la secrezione muschiata e oggi lungo il fiume Ural ne vivono appena 1500 esemplari. L'orso bruno, invece, qui riesce a prosperare. In Russia si trova la popolazione più grande del mondo, con circa 100.000 esemplari. Quando incontra un suo simile, l'orso bruno assume particolari posture per comunicare le proprie intenzioni. Questo maschio ha seguito una femmina sperando di accoppiarsi. Deve avvicinarsi con cautela. Se lei non è consenziente, potrebbe usare i suoi artigli lunghi 8 centimetri. Per fortuna lei è disponibile. Lui la seguirà per giorni o settimane, tenendo lontano i rivali. La femmina si adatta in maniera straordinaria e può ritardare la gravidanza di 5 mesi fino all'arrivo dell'inverno. In questo modo è certa di partorire nella tana in cui andrà in letargo. Il maschio è troppo impetuoso e lei perde la pazienza. All'interno della foresta, il corteggiamento segue regole più stravaganti. Quando arriva marzo, per fare colpo, i maschi di rana arvale diventano azzurri. Anche se, in fondo, le femmine non sono tanto difficili da accontentare. Le zanzare li amano a prescindere dal colore. Travolte dalla passione, le rane maschio saltano su qualsiasi cosa si muova, a volte anche sui rospi.
Alla fine riescono tutti ad accoppiarsi e l'acqua si riempie di uova. Le pozze piene di vita sono circondate dagli Urali, che qui si estendono per 145 km di larghezza. A nord-ovest, la più grande foresta primitiva d'Europa raggiunge le montagne più lontane. Una di queste viene chiamata Manpupuner, cioè piccola montagna degli dei. Sulla sua cima svettano sette pilastri di calcare alti oltre 40 metri. La gente del posto li chiama i sette forti uomini. Secondo una leggenda locale, una bellissima ragazza e i suoi sette fratelli vennero inseguiti sulle montagne da un uomo malvagio. Quando lei, disperata, pregò chiedendo un miracolo, furono tutti trasformati in pietre. Non è quello che si definirebbe un lieto fine. Quando cala la notte sui sette pilastri, l'allocco degli Urali esce per cacciare. Il destino di una sventurata rana è segnato. L'allocco degli Urali predilige le arvicole, ma quando deve sfamare i piccoli non fa distinzioni. La famiglia conta sul maschio che porta al nido quel che trova. Il sole del mattino non prende gli allocchi alla sprovvista. A quattro settimane di vita, i giovani sono impazienti di esplorare. Ancora non sono in grado di volare. Sono abili nella discesa e nel salto. Ma devono perfezionare la risalita dell'albero. Mentre l'uccellino più piccolo resta al sicuro nel nido, l'altro cerca una nuova postazione per il pasto. Finché i piccoli si tengono lontano dai pericoli, i genitori non si preoccupano. Tra 12 settimane non dovranno più sfamarli. L'orso bruno, invece, partecipa attivamente alla crescita dei propri cuccioli. Questa giovane madre, che ha partorito in inverno, tiene i suoi due piccoli sempre con sé. Li allatterà per 2 anni e mezzo e dopo altri 6 mesi li lascerà. Mentre i cuccioli giocano, la madre sente l'odore di un altro orso. I tre non possono fare altro che andarsene. Con giganti di 600 kg che si aggirano nella foresta, mamma orsa deve essere prudente. A volte i maschi uccidono i cuccioli per far andare le madri in calore. Arriva un'altra femmina, più vecchia e più esperta dell'altra. Con sé ha 3 cuccioli. Di solito le cucciolate sono da 3, massimo 4 piccoli. I cuccioli sono spaventati dall'arrivo di un altro orso, ma la madre si mostra sicura. L'intruso è un maschio, ma è più piccolo di lei.
i cuccioli possono continuare a giocare. Il pericolo comunque è sempre in agguato e quando la madre sente l'odore di un altro maschio fa arrampicare i figli su un albero. Mentre il grosso orso è impegnato a lasciare il proprio odore sui rami, la mamma e i piccoli scappano senza farsi vedere. Gli animali sono solo metà della ricchezza degli Urali. Il posto in cui vivono non ha uguali. Il nord ospita le foreste di conifere più incontaminate d'Europa e il sud presenta una magnifica biodiversità. Queste foreste primitive, i cui alberi nascono e muoiono secondo il volere della natura, hanno centinaia di anni. Mentre gli alberi crescono rigogliosi, alcuni animali lottano per sopravvivere. Sulle sponde del fiume vive il bisone europeo, a rischio di estinzione. Un tempo popolava tutta l'Europa, ma dalla metà dell'Ottocento il suo habitat si è ridotto dell'80%. Gli Urali sono uno dei suoi ultimi rifugi. Questa femmina si è accoppiata 8 settimane fa, in tempo per partorire nel periodo più prospero. È intenta a preparare la tana per la cucciolata. Sugli Urali le condizioni atmosferiche cambiano repentinamente e anche in maniera singolare. I venti soffiano fino a 90 km orari. Al caldo può seguire immediatamente la neve e i fianchi della montagna vengono spesso inondati da 2 centimetri di pioggia. I piccoli allocchi degli Urali affrontano per la prima volta le intemperie. Anche se adesso passano molto tempo da soli, continuano ad essere sfamati dai genitori. Una lunga zampa di coniglio sembra difficile da ingoiare tutta intera. Il piccolo però se la cava piuttosto bene. Una volta che avrà digerito completamente la carne, rigurgiterà le ossa. L'arrivo della pioggia non disturba l'attività degli orsi, che sono dotati di una pelliccia con lo strato esterno idrorepellente. Al sicuro nella sua tana, mamma Visone pulisce il cucciolo che ha appena dato alla luce e con i denti gli recide il cordone ombelicale. Il piccolo è ancora glabro e privo della vista. È il secondo per ora. L'aumento della frequenza respiratoria preannuncia un altro cucciolo. Rapidamente come è iniziata, la tempesta si placa. Gli allocchi sono zuppi e per asciugarsi lisciano le piume con il becco. Mentre infuriava la tempesta, mamma Visone ha dato alla luce 5 cuccioli. Per uno dei mammiferi europei a maggior rischio di estinzione è un ottimo risultato.
Ancora però non può rilassarsi. Il verso di uno scoiattolo la mette in allarme. Uscendo a controllare, lascia indifesi i cuccioli, che sono grandi quanto un pollice. La mamma non può stare via a lungo. La vita dei figli dipende dalla sua presenza. I piccoli vengono allattati per 10 settimane. Il bisone euroasiatico è stato a lungo cacciato per la pregiata pelliccia. Oggi deve condividere territori sempre più ridotti con l'aggressivo bisone americano scappato dagli allevamenti. Lungo il fiume, alcune variopinte libellule scintillano al sole. Il clima umido della foresta e la ricca vegetazione attirano centinaia di specie di insetti. Sugli Urali sono molti gli habitat in grado di accogliere vita selvatica. La foresta è attraversata da numerosi fiumi diretti in Europa o in Asia. Il fiume Ural si snoda per quasi 2500 km e irriga una superficie pari a quella di Cuba. Qui anche chi vive sottoterra ama l'acqua. Il parente meno famoso della talpa, il Desman, è un formidabile nuotatore. Data la presenza di animali a rischio e l'eterogeneità delle foreste, il WWF ha dichiarato gli Urali regione da salvaguardare. Nella parte nord, l'orso bruno vaga nei campi di erioforo. Condivide il territorio con la renna, per cui ogni tanto ha la possibilità di includerla nel proprio menù. Questa specie di renna non compie lunghe migrazioni, ma trascorre tutto l'anno nella foresta. Cerca le aree più ventilate per tenere lontano i parassiti. Ogni branco conta più di 20 unità, dato che la sicurezza è nel numero. Nel cuore della foresta sembra tutto tranquillo. Ci sono solamente 2 orsi che si studiano. Dalle dimensioni si capisce che sono un maschio e una femmina. I maschi sono più grandi del 10% e raggiungono i 2,5 metri. In genere, l'accoppiamento è un'operazione rapida e brutale, caratterizzata da morsi e inseguimenti. Ma anche gli orsi sanno essere teneri nei momenti di intimità. Se il maschio riuscirà a tenere alla larga i rivali, rimarrà con la compagna per diverse settimane. Mentre alcuni abitanti della foresta sono intenti ad accoppiarsi, altri si preoccupano di mangiare. Proprio come l'orso, il ghiottone nasconde il cibo che avanza, a volte anche per diversi mesi. Questo esemplare ha scoperto che la sua carcassa di cervo è stata dissotterrata e mangiata. Anche la ghiandaia siberiana ne ha approfittato. La carcassa è vecchia, ma non è tutta da buttare.
Il ghiottone ha delle ganasce molto potenti e ha uno stomaco in grado di digerire praticamente tutto. Può mangiare corna, pelo e addirittura ossa. La ghiandaia si accontenterà degli avanzi, se ce ne saranno. Sulla sponda del fiume, Mamma Visone cerca del cibo fresco. Questo abile nuotatore caccia rane, lumache, pesci e insetti. Il territorio di una femmina può raggiungere i 5 km quadrati. Ma una mamma non si allontana mai troppo. Deve portare il cibo ai suoi piccoli, che ormai non si nutrono più solo di latte. Di 5, solamente 3 sono sopravvissuti. La femmina deve occuparsi dei cuccioli rimasti. Con un morso ben assestato, cattura una lasca e va subito a cercarne altre. Con una frequenza cardiaca di 300 battiti al minuto, il visone può correre a ritmi impressionanti. Sott'acqua non ci vede, per cui localizza le prede prima, sfruttando l'olfatto e le vibrisse. La pesca non è stata fruttuosa e la femmina torna alla tana con un solo pesce. È già asciutta, perché ha una pelliccia impermeabile. Lascia la preda ai figli ed esce di nuovo. Stavolta caccia per se stessa. Alla fine dell'estate, l'aria calda scavalca le montagne e raggiunge la vasta foresta che copre gli Urali, riversandosi in un mare di conifere, querce, aceri, betulle e tigli. Qui il fiume Belaya attraversa la riserva Shulgan Tash. I fratelli Akhtiam e Anis custodiscono il parco dal giorno della sua fondazione, nel 1986. Per controllare un territorio così vasto e irregolare, si servono dei cavalli. È difficile attraversare 225 km quadrati di corsi d'acqua e colline. Alcuni animali possono essere imprevedibili e vanno evitati. Quest'orso ha bisogno di grattarsi e, dato che pesa oltre 6 quintali e può caricare a 50 km orari, non va disturbato. Le guardie forestali devono proteggere dei preziosissimi insetti che vivono in queste colline. Le rare api della Baschiria. I due fratelli allevano e monitorano circa 40 colonie. E questo li rende molto popolari fra gli orsi, che sono ghiotti di miele. Le gocce di miele alla base dell'albero fanno venire l'acquolina in bocca. Thank you.
ma gli orsi adulti sono troppo pesanti per arrampicarsi. Questo è rimasto a bocca asciutta ed è contrariato. Decisamente adesso è meglio stargli alla larga. Akhtiam e Anis nascondono gli alveari in posti distanti tra loro dei chilometri. La loro famiglia si occupa di apicoltura da generazioni, addirittura da 1000 anni. Le api della Baschiria vivono solo in questa regione, sopravvivono a freddi estremi e hanno un'elevata resistenza alle malattie. Raccolgono il nettare dei tigli, che qui fioriscono a luglio, per appena 3 settimane. Occuparsi di questi enormi alveari è un lavoro encomiabile e vantaggioso, ma non è affatto semplice. Arriva una femmina con i piccoli. I cuccioli di orso bruno sono leggeri e si arrampicano con facilità. La madre farà meglio a spostarsi. Sopra la sua testa c'è un alveare di 200 kg. La mancanza d'esperienza del piccolo viene compensata dall'entusiasmo. Anche se non dovrebbe sedersi su un tronco zeppo di api inferocite. Alla fine l'orso ottiene quello che voleva. L'uomo ha tutt'altro approccio nei confronti delle colonie. Con del fumo inibisce l'emissione del ferormone d'allarme, rendendo le api meno inclini ad attaccare. L'orso non utilizza tutte queste accortezze. La sua tecnica consiste nel rompere l'alveare, mangiare e scappare. Avere una folta pelliccia che protegge dalle punture è una sicurezza, ma infilare il muso nella colonia è comunque imprudente. Il miele è una fonte preziosa di calorie per accumulare peso per l'inverno e qualche puntura è il giusto prezzo per procurarselo. Ogni alveare contiene fino a 30 kg di miele. A Mosca viene venduto a 210 euro al chilo, per cui è una bella fonte di guadagno. Alle api viene lasciato abbastanza miele per superare l'inverno. L'alveare distrutto riceve la visita di un altro grosso maschio. Per chi ha artigli affilati e mascelle in grado di rompere una palla da bowling, frantumare il legno è una passeggiata. Nel tronco, però, ci sono solo api furibonde.
L'orso se ne va, perché l'alveare è vuoto. All'inizio di settembre arriva l'autunno. L'accorciarsi delle giornate preannuncia agli animali l'arrivo del freddo e la diminuzione del cibo. È arrivato il momento di fare scorte. Appena l'aria si raffredda, gazze e ghiandaie si contendono i semi caduti dai cespugli. Hanno solo 2 mesi di tempo per raccogliere il cibo necessario a superare il rigido inverno. Quando le foglie degli aceri cambiano colore, le renne vanno in cerca di bacche per fare incetta di zuccheri prima dell'arrivo della neve. Adesso i palchi dei maschi hanno proporzioni impressionanti perché l'autunno è la stagione degli accoppiamenti. Renne e orsi competono per le bacche, ma mai direttamente. Appena fiutano un orso, le renne fuggono. Nonostante il nome, l'orso bruno può essere anche quasi bianco o, come in questo caso, corvino. Per il letargo deve accumulare 70 kg di grasso. Le bacche sono altamente energetiche. Quando il cibo abbonda, i maschi solitari si mostrano abbastanza tolleranti. Nonostante la loro voracità, gli orsi contribuiscono alla conservazione della foresta, spargendo i semi delle bacche ingerite per tutto il territorio. Il metodo non è elegante, ma è molto efficace. Da tutt'altra parte, a debita distanza dagli orsi, un gruppo di alci maschio cerca di accoppiarsi prima della fine dell'autunno. I vistosi palchi rinascono ogni anno. In soli 5 mesi possono raggiungere i 2 metri di lunghezza e i 35 kg di peso. Sono le ossa con il più alto ritmo di crescita del pianeta. Finché non lottano, i maschi si tengono a una certa distanza tra loro per non intrecciare i palchi. Quando sugli Urali arriva l'inverno, il paesaggio si trasforma. Nel silenzio della foresta coperta di neve, echeggiano dei suoni spettrali. Con l'improvviso abbassarsi delle temperature, la corteccia degli alberi si spacca, generando dei caratteristici schiocchi. Gli alci fanno ritorno e attraversano la silenziosa foresta come ombre sfuggenti. Sfidano il freddo e i predatori. Più le temperature si abbassano, più la necessità di cibo aumenta. I lupi fiutano le prede a 2 chilometri di distanza e mangiano circa 4 kg di carne al giorno. Ma gli alci hanno un olfatto altrettanto fine e non si lasciano sorprendere. Nonostante siano alti 2 metri, si muovono nella neve con agilità. I lupi sono abbastanza determinati da inseguire le prede per grandi distanze. Ma gli alci sono fuori dalla loro portata.
Per fortuna, i lupi resistono giorni senza mangiare. Nel corso dell'inverno, le suggestive valli primitive degli Urali vengono sepolte da 3 metri di candida neve. Gli alberi sopportano il gelo da novembre ad aprile. Ormai resistono al ciclo delle stagioni da millenni, continuando ad offrire riparo agli abitanti della foresta. Questa riserva naturale è uno dei luoghi più magici della Russia. Queste sono le valli primitive dei Monti Urali.